come Accademia della Pigna invece vi proponiamo la presentazione del romanzo Lo smemorato di Sanremo di Achille Maccapani. L'autore ha a che fare da qualche tempo con questo paese, soprattutto per via della sua professione parallela a quella di scrittore, perché comunque è già autore di numerosi romanzi, e però frequenta Baiardo nelle sue vesti di segretario comunale. Quindi nel romanzo in questione ha voluto mettere un bel po' di Baiardo, diciamo la verità, oltre che Sanremo, che sta anche nel titolo, e altri paesi diciamo di queste valli, ma sicuramente Baiardo ha una presenza all'interno di questa storia, questa nuova indagine del commissario Rengo, che è il personaggio che Maccapani ha inventato, insomma creato per questa sua saga, ecco, chiamiamola così, edita dai fratelli Frilli di Genova, e quindi ci addentreremo in una storia avvincente, ecco. E quindi invito Achille Maccapani, che è l'autore del libro, che converserà con una amica dell'Accademia della Pigna e anche di Baiardo, si può dire, e anche di Achille, insomma, che è l'avvocato Ersilia Ferrante. Quindi l'invito e lascio a loro la scena. Sono molto contenta di essere stata invitata a condurre questo evento, perché come ricordava Freddy, sono legata a Baiardo con ricordi delle mie figlie bambine quando si veniva d'estate. E poi io ho partecipato, sempre come conduttrice insieme a Freddy, alla prima presentazione nazionale di questo libro, inizi di marzo? Primi di marzo, a Palazzo Galleani. No, Palazzo Gentile Spinola. Gentile Spinola. A Sanremo. Ecco, il libro è andato bene dopo questa presentazione ufficiale alla Pigna? Direi di sì, perché è rimasto per lungo tempo nella top 100 di narrativa noir di Amazon. Abbiamo dovuto fare parecchi riordini nelle librerie, ma poi soprattutto il momento più bello sono gli incontri come questo che facciamo adesso a Baiardo, ma anche nei vari paesi dove stiamo andando in giro, io e anche gli amici della libreria della Logoteca di Ventimiglia, stiamo conoscendo dei posti favolosi, Pigna, Isola Bona sabato scorso, quindi anche un'occasione per confrontarsi anche con altri amici savonesi, a Savona, alla Feltrinelli, insomma è un momento per confrontarsi, e quindi il contatto con i lettori, con la gente che ti chiede particolari sulla scena del romanzo, quindi è anche un modo per sentire che quello che tu scrivi raggiunge il lettore e te lo comunica e ti esprime quello che sente su questo, su quel personaggio, e ti fa un po' effetto. Beh, senz'altro qui, come si dice adesso, si dice location, direi proprio che è invidiabile, non si potrebbe desiderare un posto migliore. E allora, in questo romanzo c'è un commissario che si chiama Francesco Rengo. Francesco Rengo ricorda anche reminiscenze letterarie, puoi spiegare un po'? È un omaggio ai due scrittori che hanno segnato la storia del ponente ligure, Francesco Biamonti e Nico Rengo. È nato perché la Fratelli e Figli Editori, mentre portavo avanti la serie dei romanzi noir d'inchiesta col capitano dei carabinieri Roberto Martielli, mi hanno detto: ma non puoi alternare un altro personaggio, non un carabiniere, uno sbirro, un commissario? Allora ho detto: commissaria Ventimiglia no, ma a Sanremo sì. E allora a quel punto è nato Francesco Rengo, uno sbirro Castelluzzo, perché non poteva che essere di Castel, perché Castel Vittorio era un paese che non aveva personaggi seriali, non aveva ambientazioni di romanzi di autori precedenti, come avevo visto anche come narrativa di genere nella zona, e allora avevo pensato a Castel Vittorio come luogo perfetto per metterci l'habitat, l'humus e quindi il vissuto di questo giovane sbirro che si arruola in polizia dopo le superiori e torna a Castel Vittorio quando ormai è già in dirigenza, in polizia, commissario capo, e quindi ritrova le radici a Castel Vittorio. Ecco perché poi diventa uno sbirro di entroterra, però a contatto con la costa. E in che posto? Ecco, perché appunto qui c'è una triangolazione, no, geografica, perché vabbè, lo smemorato di Sanremo è un avvocato di Sanremo che va a finire in una casa di riposo di Baiardo, esatto, per tutta una vicenda che è raccontata, diciamo, perché si approfitta di lui una donna fatale che viene dalla provincia di Caserta, e poi c'è appunto il commissario che ha radici a Castel Vittorio, dove c'è la sua fidanzata, vabbè, poi andranno a stare a Sanremo e così via.
Ecco, secondo te aver fatto appunto questa triangolazione può essere una cosa interessante anche per chi legge? Sicuramente sì, perché quando si parla di Sanremo, almeno parlo della narrativa, produzione narrativa che ho visto su Sanremo, si identificava sempre la città, ma poi quando si parlava dell'entroterra ti citano questi luoghi ma non dicono quali sono i paesi e non comprendi. E a me invece piaceva mettere dentro Sanremo, ma in una contestualizzazione legata al proprio al territorio e al suo entroterra, quindi pensando a Ceriana, a Distriscio, ma soprattutto Baiardo, Castel Vittorio, la Val Nervia, e perché mi diventava anche utile raccontare, diciamo, lo sviluppo di questo territorio. E quindi mi interessava molto mettere in evidenza i cambiamenti della zona della costa, la vita nell'entroterra, come l'entroterra a sua volta si trova a doversi confrontare con quelli che sono stati gli sviluppi, l'outdoor, la popolazione che sta cambiando, la ricerca di un turismo diverso, e quindi tutto quello che rappresenta, voglio dire, il ponente di adesso, cerco di raccontarlo in questi romanzi, ma soprattutto raccontando il territorio. Il giallo, la trama sono l'occasione per mettere in scena il territorio, perché il territorio diventa una componente non indifferente, anche perché, ripeto, la viabilità è tale per cui questi luoghi li hai praticamente a portata di mano. Ecco, c'è anche una contrapposizione, diciamo, tra quello che può essere il ristorante o dell'entroterra o anche dell'immediata periferia di Sanremo rispetto al locale di tendenza dove attaccato appunto all'Ariston. Lì il punto è, proprio adesso io vedevo che, allora, quando io ho scritto lo smemorato di Sanremo non erano ancora nati questo fenomeno delle cosiddette cene animate, che sono tipiche, per esempio, io le vedevo nei locali indie Napoli, per esempio, dove vedevo i video che mi pervenivano appunto già qualche anno fa, ma ho visto che adesso anche a Sanremo non scherzano, perché c'è un noto ristorante che fa la cena animata, uso anche un altro termine un po' meridionale in senso più spregiativo, insomma. È quel tipo di cena dove tu arrivi, che c'è il red carpet, ti fai le foto, ti senti un po' un VIP per un quarto d'ora, ti senti un po' tipo Andy Warhol, il momento di sentirti una persona importante, vai lì, mangi e poi alla fine canti, ti metti a giocare col DJ. Sta diventando un fenomeno un po' dappertutto. Io ho visto che anche in un altro locale a Loano, al B-Fly, fanno la cena animata e magari c'è il titolare che si mette lì e fa cantare a Trezeguet che fa le corna Pioli is on fire, successo veramente ieri sera, il video l'ho visto e l'hanno condiviso. Questo per far capire che c'è questo tipo di tendenza sempre più, diciamo, a creare quel tipo di locale trendy da una parte, ma dall'altra parte tu vai in entroterra e ti trovi invece a due passi da casa, tranquillo, in un ambiente sereno dove mangi i prodotti tipici del luogo, ti trovi in un ambiente familiare, ti rilassi, stacchi la spina e ti senti veramente nel tuo mondo, a tuo agio, come può capitare benissimo venendo qui a Baiardo, in questi ristoranti, questi locali caratteristici, e dove senti questo tipo di atmosfera, come c'è anche, per dire, a Castel Vittorio, a Pigna, a Rocchetto, cioè in questi posti qui. Ecco, mi interessava mettere in evidenza questo tipo di contrasto e dell'insieme. Naturalmente, quando si parla di Sanremo, anche nel romanzo, si comincia con il festival, perché appunto siamo nel periodo del festival. L'ho ambientato dal punto di vista temporale proprio nello stesso periodo della prima indagine di delitto al Festival di Sanremo, che già appunto era precedente. Era precedente, e quindi è anche per dare una connotazione temporale, perché l'indagine si sviluppa dopo che si è conclusa la vicenda di delitto al Festival di Sanremo, ma gli antefatti maturano praticamente quasi in contemporanea al periodo del delitto al festival, e quindi, diciamo, ci sono anche delle connessioni tra le due indagini che il lettore, nel leggere prima il primo romanzo, il secondo, oppure dal secondo torna al primo, poi ritrova i collegamenti, anche se i due romanzi sono poi autoconclusivi, autonomi, però ci sono le evoluzioni dei personaggi. Ecco, però appunto, a differenza del primo, di altri, qui non abbiamo il morto, cioè non è il giallo classico dove c'è quello che è stato ammazzato, per cui si deve fare l'indagine per capire chi è per trovare il colpevole. Ecco, è stata una scelta un po' particolare. È una scelta voluta perché mi interessava fare un giallo a natura sociale,
volevo affrontare un fenomeno che purtroppo nei comuni, nelle pubbliche amministrazioni non emerge, perché questi sono soggetti che hanno un ISEE altissimo, gli assistenti sociali hanno zero possibilità di intervento, perché chiaramente quando questi soggetti hanno dei redditi e hanno conti correnti, hanno un patrimonio immobiliare infinito, cosa si mettono a fare i servizi sociali? Praticamente nulla, perché è impossibile. E poi succedono questi tipi di situazioni come quella che ho raccontato nel romanzo, e quindi di conseguenza l'idea di fare un giallo senza un morto, ma dove in realtà i delitti ci sono, i reati ci sono, gli aspetti criminali, c'è convenzione di incapace, certo, ma e in che modo poi lo si racconta nel romanzo, è questo, voglio dire, sfruttando oltretutto i trucchi del codice civile. Sì, sì, infatti a un certo punto questa persona che diciamo ha una fragilità particolare per cui si approfitta di lui, certo si dice non ha l'amministratore di sostegno. Esatto. Ha però un nipote che vuole sapere che fine ha fatto lo zio, no? Che dice che lì è un architetto di fama. Mi sono ispirato a Stefano Boeri. Mi sono ispirato a Boeri. A me ha colpito molto la figura di Boeri, questo archistar che sta lì alla Bosco Verticale, che dona il progetto della piazza Badalucco. Mi sono detto, perfetto, ci metto questo architetto Rondelli, che origine di Dolceacqua, che dona il progetto di recupero di Piazza Mauro, e quindi diventa, voglio dire, un cittadino e benemerito di Dolceacqua, però lui vuole incontrare lo zio, sale su a Baiardo, va alla casa di riposo e trova la direttrice, questa matrona, questa Correggiari, cresciuta a pane e tortellini, emiliana, e che gli dice, no, guardi, solo i familiari possono incontrare Armando Rondelli. Ma come? Ma io sono il nipote, ma io sono familiare. No, lei non figura nell'elenco dei familiari. Ah. Questa se ne va via, non ci vede chiaro, i carabinieri di Ceriana non sanno come uscirne fuori, lo sbolognano alla polizia, al commissariato di Sanremo, e quindi il buon commissario Rengo spunta fuori e dice, guarda che cosa mi deve toccare, e comincia a indagare su questa vicenda. Ma nel frattempo arrivano dei rapporti riservati su gente un po' equivoca che gira in questo mega locale, questo mega ristorante che si chiama Music and Lights, ispirato palesemente alla canzone degli Imagination, se avete presente, gli anni 80, da cui non ci togliamo più, e quindi da lì parte questa strana indagine doppia. C'è un usuraio che arriva col suo capotino, col suo occhio sguercio, perché ha un occhio di vetro, e io ho pensato, vabbè, a una persona lì fisica, sei ispirato, anche lì è una persona vera, sì. Però questo usuraio che arriva, che supera la security anche il giorno dell'inaugurazione, insomma mi sono divertito a mescolare, a mettere personaggi veri, mescolando, cioè creandoli poi in modo fittizio. Ho messo dentro anche un commercialista, chiaramente un grande maneggiatore di denaro altrui, ma capace comunque di manovrare bene operazioni immobiliari estero su estero, perché questo è anche il sistema, diciamo, per portare a casa, certo, sì, queste valorizzazioni di asset, come si dice in gergo manageriale, e con tutte le conseguenze che ne derivano. E infatti il romanzo, paradossalmente, nelle varie classifiche l'ho visto perfino nei crimini di carattere, storie di crimini anche a livello internazionale, perché c'erano di mezzo queste transazioni, insomma, sì, quindi proprio si toccano vari settori, esatto, quindi dal codice civile al codice penale, che quello magari è un po' scontato per un giallo, però ma anche all'alta finanza, quindi non fondi bancari di Londra, perché tanto Londra non è più in Europa, ormai è extra Europa, perché fare, avere un conto a Londra è come averlo ad Abu Dhabi, quindi non cambia, sì, nulla. Quindi anche fondi certo, extra europei, extra comunitari. Cioè. Certo. Ecco, hai fatto già, hai accennato al fatto che ti sei ispirato anche a dare, per dare il nome del ristorante di tendenza a un brano musicale. C'è molta musica anche in questo, sì, libro, come anche nei precedenti. Sì, ma allora è chiaro che se tu prendi un commissario e lo metti a Sanremo, città della musica e città dell'outdoor, prima cosa che pensi, ci devi mettere della musica. Però onestamente mettere che un commissario che ascolta le canzoni del festival, no. Beh, sarebbe allora, poco credibile. No, ho pensato a un commissario rocchettaro, che questo torna in viaggio e una volta ascolta i Metallica, un'altra volta i Rage Against the Machine, un'altra volta ascolta gli Iron Maiden, oppure Pearl Jam, cioè comunque del rock molto energico che gli dia energia, che gli dia carattere, che gli dia slancio. E magari soprattutto in quei famosi viaggi che fa la mattina del lunedì da Castel Vittorio per raggiungere Sanremo,
e si fa tutto il viaggio lungo la strada a Valnervi e magari si ferma a prendere il caffè a Bar Piombo, Isola Bona, se non arriva la telefonata di Canevari, del suo vice, del suo ispettore capo, e in quel momento lì ascolta musica e si dà questa forza durante i suoi viaggi per tornare a Sanremo in commissariato. Questo commissario ha anche dei problemi, no? con le gerarchie più alte. Ma sì, perché lui è l'uomo giusto, capitato al posto sbagliato o viceversa, perché il suo superiore, il questore di Leva, un cognome anche lì, sempre di quella zona, il Casertano, che strano, di Leva, un cognome tipico di quella zona, lui voleva avere un suo accolito e invece dal ministero, dal cilindro, gli hanno tirato fuori questo sbirro che originario del Ponente ma che ha vissuto e fatto pratica in Piemonte, quindi tac, è arrivato l'uomo giusto al momento giusto. Si è reso antipatico già solo per questo. Antipatico quindi... solo per questo, per quindi deve conquistarsi la fiducia con grande fatica e ne combina di tutti i colori e anche nei futuri episodi, insomma. Quindi... Eh sì, perché naturalmente ci sono dei futuri episodi, sì, certo, perché poi si continua con questa saga. Certo. Ecco, il fatto di avere problemi con un superiore mi ricorda un po' allora Montalbano, no? Con il famoso questore, ma è un caso? Mi è venuto perché quando progetti una storia, bene o male, hai sempre, no, se applichi la teoria del viaggio dell'eroe, devi sempre avere comunque, perlomeno nei primi tempi, una figura di un avversario dove comunque tu devi fare riferimento sempre all'eroe, il mentore e l'avversario. E l'avversario, cioè, quindi pensavo quindi al Voldemort di turno e quindi cercavo di avere una figura che perlomeno lo contrastasse ma nel contempo lo stimolasse a diventare, a crescere di più, perché un conto è fare il commissario capo a Vercelli o comunque in Piemonte, un conto è quando arrivi a Sanremo dove hai i riflettori di mezza Italia e quindi con tutte le conseguenze che ne derivano. Ecco, parliamo un po' di Baiardo, perché di Baiardo, a parte c'è la casa di riposo, alla quale abbiamo già accennato, certo. C'è anche poi un negozio, no, che ha un ruolo. Sì, allora, il negozio praticamente un po' me lo sono semi-inventato, perché l'idea mia era di fare questo negozio che faceva un po' d'attività di ristorazione, ma anche di vendita di prodotti alimentari, ma anche di edicola, perché... Questo anziano, questo Rondelli, usciva dalla casa di riposo con i piccoli permessi di mezz'ora e andava a comprarsi il giornale, andava a prendersi qualche stecca di cioccolato, qualcosa, diciamo, qualche piccola trasgressione, insomma, per non rimanere ancorato alla pastina della sera o ai piatti del menù molto paramilitare che imponeva la direttrice, la capataz, la correggiaria, appunto, in casa di riposo, in questa struttura. Allora aveva l'occasione un po' per divertirsi, magari andare a vedere nel pomeriggio della domenica qualche partita al bar con gli amici, visto che c'era Pay TV, meno male, riesco a vedere qualche cosa. Però perché sì, lui è stato proprio isolato dal mondo. Aveva perfino il telefonino dato dalla moglie con i numeri già programmati in modo tale che poteva chiamare solo quelli e non altri. Cioè, insomma, era una cosa abbastanza pilotata, ma si vede benissimo. Però la narrazione a me era piaciuto farla, soprattutto utilizzando questo meccanismo, cioè l'indagine che andava avanti per conto suo e poi dall'altra parte l'io narrante di questo anziano che si trova coinvolto e vive gli episodi. E in alcuni punti mi sono divertito anche a far vedere gli episodi come si sviluppavano prima nella narrazione onnisciente e poi vista dall'angolazione dell'io narrante, perché era anche un modo per far vedere la sensazione da punti di vista diversi e da più angolazioni. Cioè non arrivo a fare come quelli gli autori che ti fanno la stessa scena vista da 5 angolazioni diverse, che poi alla fine non è eccessivo. Sì, tipo Joel Dicker. Cioè, uno fa una cosa molto più semplice, anche perché volevo avere la possibilità di dare quell'angolazione che mi permettesse anche di aprire lo squarcio su questa storia. Ecco. Ecco, infatti, diciamo, caratteristica della narrazione, da una parte appunto l'avvocato che parla in lio narrante, poi invece viene raccontato quello che succede in terza persona al commissario e così via, e poi c'è anche questa tecnica, no, dell'avanti e indietro nel tempo, che mi aveva molto colpito quando ho letto per la prima volta il romanzo, e anche di come sei arrivato a questa scelta. Mi è nata in serie di progettazione, cioè quando l'ho progettato il romanzo avevo capito che la cosa più utile era quella di fare questo meccanismo dei flashback avanti e indietro in modo tale da tenere desta l'attenzione del lettore,
perché il lettore dovrà sentirsi coinvolto e comprendere anche quel tipo di meccanismo di come la vicenda si andava a sviluppare, che magari il lettore all'inizio rimane spiazzato e dice: ma perché ci sono queste scene? No, in realtà sono tutte funzionali. Nessuna di queste scene è messa casualmente, perché servono per costruire tutta la struttura e l'intreccio e i fatti come si sono realmente sviluppati, realmente nella finzione narrativa, naturalmente nello sviluppo, diciamo, di tutta questa storia. E sono utili anche per capire quando si arriverà in fondo, perché questo è questo romanzo sono tre indagini che vanno a confluire in un unico risultato conclusivo, ma lo capisci quando praticamente arrivi agli ultimi capitoli. Certo, questa è anche una cosa interessante, perché poi alla fine, cioè, si riesce a sciogliere il bandolo della matassa alla fine e trovi i collegamenti tra queste varie vicende. Sì, il terzo filone, lo diciamo generico, è nato da un episodio poco simpatico che mi è capitato. Io per un certo periodo ho vissuto in un appartamento monolocale a Vado Ligure di fronte al porto. Cos'è successo? Che un mattino esco dall'appartamento dove sono, vado ad aggiungere la macchina, accendo il motore non parte. Chiamo immediatamente la carrozzeria di riferimento che ho a Quigliano, che è uno dei miei comuni dove lavoro come segretario, arrivano, apriamo il cofano, scopriamo che avevano rotto un vetro dietro, erano entrati, hanno aperto il cofano e mi avevano rubato la batteria, cioè la batteria, ma giustamente il meccanico si è anche risentito, per dire in modo educato, perché è una batteria da, dice, ma queste le tele tirano alla COP di Vado Ligure, cioè, allora a quel punto mi sono pensato, ma quasi quasi mi invento questo fenomeno dei ladri di batterie. Poi da quel momento lì la macchina ha imparato a non metterla più sulla via laterale e l'ho messa sempre sull'Aurelia e non mi è più successo niente. Poi ho cambiato appartamento, adesso sono direttamente a Quigliano, praticamente vicino alla scuola materna, e quindi non ho più avuto problemi con la macchina. Però quella batteria e quel vetro che ho dovuto cambiare mi sono rimasti qui sul gozzo e mi sono detto: ce li metto dentro nel romanzo, quindi ho trovato l'opportunità di mettere questo fenomeno dei ladri di batterie, che poi hanno il loro epicentro, e anche qui poi il romanzo poi, si certo, racconta dove si trova. Si legge, cioè, poi appunto, fine, appunto, quando si arriva tutto quanto, e si scopre alla fine il perché vero, sociale, di tutto quanto, perché poi dietro un fatto criminale alla fine poi si nasconde, molto spesso può nascondersi certe volte un nobile fine che deriva da fattori personali, individuali, ma questo lo scoprirà il lettore al termine, certo, del romanzo. Non possiamo spoilerare troppo. Non spoiler, come si dice. Ecco, volevo ancora chiedere. E nel romanzo mi sono divertito a mettere anche un cameo, il sindaco, Francesco Laura, all'epoca del romanzo, siccome succede che a un certo punto accade che c'è questa Correggiari che rompe le balle, che non fa più uscire sto povero Rondelli, a un certo punto il titolare del negozio non sa più che fare, va a rivolgersi al sindaco e dice: senti, per piacere, intervieni tu con questa casa di riposo, perché sembra diventato un lager, io voglio solo portare i giornali, qualcosa. E allora c'è il sindaco che va a contattare direttamente la direttrice e dire: fatelo entrare, questo qui deve, Nicola, capito, gli porta i giornali, gli porta qualche cosa, e quindi c'è anche il cameo del sindaco, ci sono divertito. Vabbè, certo, a inserire anche questo personaggio. Certo. Ecco, spostiamoci sulle figure femminili, cioè abbiamo già accennato a questa femme fatale che è la cattiva della storia, anche se poi anche lei ha tutta una storia particolare, certo, pregressa. Poi c'è la fidanzata, c'è anche il PM, che è la PM. Sono tre figure completamente diverse. Allora, partiamo da Martina. Martina è la classica ragazza di entroterra, che vive in realtà Castelluzza, conosce bene la costa, conosce i locali, i luoghi, ha studiato a Ventimiglia, al liceo, alle superiori e quant'altro, però le piace l'entroterra, le piace vivere l'entroterra, ed è una persona, come posso dire, sveglia, della serie non mi freghi minimamente, faccio sul serio, però una persona, diciamo, di un certo tipo di genere. E la femme fatale, in questo caso, che poi diciamo che la moglie dell'avvocato, poi come personaggio femminile, questa da titolare del ristorante, che è la classica tipa che ha un passato dietro ma che non viene svelato all'inizio, e che in realtà è la classica persona che si è voluta
ricreare un'identità in tutti i sensi, anche con medicina estetica e con chirurgia estetica, proprio per apparire nuova e in tutti i sensi. E poi abbiamo la PM, la Belotti, una bergamasca, ma non è una bergamasca di provincia, è una bergamasca di città. E c'è da distinguere perché io, che ho lavorato inizio carriera come segretario comunale in provincia di Bergamo, ti accorgi subito come i bergamaschi di provincia sono gente di campagna, gente tranquilla, specialmente delle valli. Mm. Le bergamasche di città invece sono più chic, più attente alla forma fisica, palestra, si tengono in forma, cercano di essere, cioè la cosiddetta buona borghesia. Questa donna magistrato, questa PM che ha anteposto lo studio, la carriera, e si ritrova alla fine i suoi 40 anni sola, solitaria, e che alla fine ha solo il lavoro e quant'altro, e si trova a combattere la solitudine con tutte le conseguenze annesse, diventa praticamente questa figura antitetica rispetto a Martina nei confronti del commissario, che in realtà, proprio per le sue radici di entroterra, fatica all'idea di pensare a un'alternativa rispetto a quello che è il percorso che ha iniziato a intraprendere proprio con la sua compagna, che però, attenzione, è molto più giovane di lui, perché Orengo è un quarantenne, invece Martina ha 25 anni, per cui 15 anni, una differenza non indifferente, però fortunatamente ha una maturità la compagna molto più avanti rispetto all'età, e quindi questo le permette anche di poter essere in un rapporto quasi, voglio dire, paritario, come dire. Sì, sì, questo si nota, che pur essendo così giovane riesce ad avere un rapporto paritario con il suo compagno. Delle 25 anni molto sveglie, e soprattutto che si rimboccano le maniche e che sanno quello che vogliono. Io ne vedo in continuazione anche sul lavoro a Quigliano, mi è capitato un'impiegata di segreteria bravissima che, pur avendo quell'età, però hanno una maturità e una testa e anche una capacità di tenere botta sulle situazioni, che c'è veramente da togliersi il cappello. E allora a quel punto lì ho detto perfetta, diciamo, per sviluppare quel personaggio. E che poi, se vogliamo, c'è ancora una signora che è, diciamo, l'inserviente della casa di riposo, che poi anche lì sarà una sorpresa finale. Quella è stata una sorpresa che, diciamo, che è maturata in sede di pre-editing conclusivo. Abbiamo detto diamo questo colpo di scena in modo tale che il lettore, quando arriva alle ultime pagine, dice come, cosa, prego. Ebbene sì. Ecco, vi stiamo incuriosendo moltissimo. Quindi poi dopo... Per chi ha letto il romanzo non diciamo altro, sì, perché lo sa già. Sì. Per chi non l'ha letto invitiamo a scoprirlo. Certo, ecco. C'è un brano che vorresti leggere? È trascorsa una settimana ed è nuovamente un lunedì mattina presto a Castel Vittorio. Indossato lo zainetto, Francesco si avvicina a Martina e la saluta. Tranquillo, gli dice la donna, sistemo alcune cose con mia mamma, poi prendo il pullman delle 14. Ti vengo a prendere alla stazione? Martin scuote la testa. Se te lo ricordo io, come al solito, altrimenti ti dimentichi, preso come sei dal lavoro. Ti mando un messaggino appena il treno parte da Bordighera, prima di entrare nel tunnel ai confini con Ospedaletti, va bene? Certo, ma avvisami, dice il commissario, prima di dare un ultimo bacio e uscire di casa. L'uomo si incammina lungo il carruggio di via Umberto I. Alle 6:30 di mattina iniziano a intravedersi le primissime luci dell'alba. Dopo la rapida discesa a piedi, Orengo si trova nel parcheggio. Apre il cofano del veicolo e si toglie lo zaino dalle spalle. Lo deposita e richiude il portellone. Sale sull'auto e accende la radio. Si avvia lungo via Bonaventura Caviglia, tutta in discesa, e ascolta le prime notizie della giornata, di un inizio della settimana con le sue scadenze, gli appuntamenti, i commenti delle partite del campionato di calcio di Serie A. Poi Orengo clicca sul cruscotto del tasto del lettore CD. L'ascolto dell'album A Matter of Life and Death degli Iron Maiden lo aiuta a riflettere, a staccare dai flussi delle notizie propinate dal canale radiofonico e a ripensare al racconto della sera prima del suo caro amico, il barista del Bouchon. Com'è possibile che questo avvocato di Sanremo, questo pezzo grosso del mondo forense matuziano, sia finito in una residenza protetta a Baiardo, nell'estremo entroterra della Valle Armea? In effetti Pirotto era stato chiaro. Rondelli ha perso la memoria, gli dice. Non ricorda più nulla, a parte quello che sta vivendo durante queste settimane, è come se la sua vita fosse ricominciata da capo, da quando è arrivato nel paese.
Mi erano bastate un po' di informazioni raccolte da alcuni amici della squadra dei cacciatori per ottenere qualche dettaglio in più e scoprire che quell'uomo non è arrivato per sua volontà nell'albergo per anziani, ma lo avevano portato lì altre persone col vincolo di non incontrare nessun altro. Fino al giorno in cui era sbucato dal nulla il nipote, l'architetto Carlo Rondelli, originario di questo entroterra ligure, stabilizzatosi a Milano da parecchi anni, che aveva ottenuto proprio nelle scorse settimane la cittadinanza onoraria di Dolceacqua per aver donato al comune il progetto di riqualificazione di Piazza Mauro, accolto in termini positivi dal sindaco e dalla popolazione. Un'eccellenza del ponente ligure che voleva ricostruire le proprie radici. Ma c'era qualcuno a impedirgli di perseguire questo obiettivo. Proprio in quell'istante, mentre ripensa alle informazioni raccolte, Orengo percorre il tratto di Isola Bona. È indeciso se fermarsi un attimo da Piombo per un caffè, ma alla fine preferisce tirare dritto. Per la pausa, la soluzione migliore è quella del bar autostradale di Bordighera, perfetta per essere rapidi e ripartire verso Sanremo. Intanto le ritmiche rock, scandite dal basso di Steve Harris e dalla batteria di Nico McBrain, lo incalzano nella guida del veicolo tra le curve continue della strada provinciale della Val Nervia. Francesco scruta l'orologio sul cruscotto. Le 7:05, manca poco il giornale radio. L'uomo clicca il tasto sul telefonino collegato al veicolo. Lo schermo si illumina e compone il numero dell'ispettore capo. Pochi istanti e Dario Canevari è in linea. Ah, dottore, la stavo chiamando io. Tutto bene? Mi pare non ci siano stati problemi. Calma piatta, dottore, va bene che tra un mese scarso dovremo occuparci anche della Milano-Sanremo, con tutti i ciclisti del contorno. Ma c'è tempo, ribatte Canevari. Comunque ci vediamo tra una mezz'oretta in ufficio se ci riesco. Vada piano, se arriva alle 8:15 non la rincorre nessuno, a parte il solito. Già, ancora lui, il questore di leva. Sempre più inacidito nei confronti del commissario. Non gli va a genio, lo ha capito da un pezzo. Comunque ho appena superato Dolceacqua, entro in autostrada salendo da Bordighera, riprende Orengo. Dolceacqua? Ah sì, risponde l'ispettore capo, il comune dell'architetto Rondelli. Proprio lui, ho raccolto alcune notizie sull'avvocato recluso nell'albergo per anziani. A proposito, dottore, ho qualche aggiornamento. Sono riuscito a mettermi in contatto con un soggetto. Un testimone molto interessante. Potremmo convocarlo se ritiene. Orengo riflette per qualche attimo e dibatte. Va bene. Ne parliamo al mio arrivo. Prima sistemiamo il mattinale da spedire a quest'ora. Poi vorrei sentire il PM, ok? Bravo. Sei pronto per l'audiolibro, guarda. Si parla di un ipotetico discorso di audiolibri in prospettiva, in effetti, per la Frilli, perché non nel caso mio, ma altri autori hanno già avuto l'onore di essere finiti negli audiolibri. E quindi è probabile che anche il ciclo di Orengo finisca negli audiolibri della Frilli, quello sì. Ecco, adesso abbiamo già accennato al fatto che ci sarà un seguito delle avventure di questo commissario. Sì, l'ho consegnato poche settimane fa. Sarà un giallo a metà tra passato e presente, sarà una storia fortemente legata alle origini, diciamo, di questo territorio di Ponente per il Novecento. Mi sono molto avvalso come studio e ricerca dei saggi di un importante saggista, di una gran bella persona che è Paolo Veziano, che ha pubblicato dei saggi molto interessanti su Sanremo, sul nostro entroterra. Cito l'ultimo, bellissimo, che io consiglio a tutti di leggere, che è La Libera Repubblica di Pigna, pubblicato per Fusta, mi sono basato lo scorso anno, e questi saggi mi sono stati utili. Naturalmente ho anche letto e studiato anche il volume della storia di Sanremo del professor Gandolfo, quello dedicato al periodo del 40 al 45, insomma mi sono stati utili per lavorare a questo romanzo. La data di uscita non so quando sarà, perché sarà nel 2023, ma lì dipenderà dalla programmazione della Fratelli Frilli Editori, e in base alla data di uscita poi è chiaro che poi ci si potrà ritrovare anche qui. Vabbè, senz'altro. E a parte il commissario Orengo, abbiamo altra carne al fuoco? No, allora, in Frilli gli ho consegnato anche, però in prospettiva molto ma molto futura, la quarta indagine di Martielli, quindi riprenderebbe anche il ciclo Martielli. Quindi che è ambientata a Ventimiglia? No, l'ho spostato stavolta in altre città, tra Ponente e Levante Ligure. Sarà un'indagine che si sviluppa
sui due lati della Liguria, perché Martielli è stato promosso appunto a maggiore e quindi in questo caso, a questo punto, dato che maggiore ha un incarico diverso stavolta sul fronte di Genova, però si dovrà occupare di vari ambiti e quindi sempre provincia di Imperia, ma anche appunto il Levante e il Tiguglio. Però molto più in avanti sarà, perché adesso l'idea prospettiva di pubblicazione dovrebbe essere il Martielli 3, per adesso il terzo episodio di Martielli, perché è nel 2023, poi si vedrà con calma, però nel frattempo ho già scritto anche il Martielli 4. Ecco, appunto, tu che sei così impegnato, perché fai un lavoro impegnativo e poi ti sposti da un paese all'altro, da Aquileano fino a qui, al ponente, ma quando scrivi? Cioè, la sera, lunedì e martedì, e certe volte in pausa trattoria o autogrill, dipende dai momenti. Qualche volta mi è capitato anche di scrivere a Baiardo nella pausa, diciamo, tra l'una e le due del pomeriggio, come arrivavo da Castel Vittorio. Diciamo che sfrutto molto questi momenti. Però il vantaggio di lavorare prima come progettazione sulla trama e quindi di sapere già cosa accade in ogni scena è un bel aiuto, perché alla fine, cioè, quindi prima c'è il plot e poi dopo viene sviluppato. No, prima ci sono le ricerche. Prima ci sono le ricerche, prima c'è la verifica, gli elementi, i luoghi da visitare. Cioè, è vero che tanti usano anche internet e vanno, però andare sul posto è tutta un'altra cosa, aiuta anche a avere più una sensazione diretta, e finché si tratta di luoghi vicini, ecco, naturalmente. Quindi non sei come Salgari, che non è andato da nessuna parte, quindi si passava tutto, devi vedere. No, dipende, c'è stato un romanzo precedente, se non mi ricordo più quale, del ciclo di Martielli, dove ci sono delle scene ambientate in Marocco, e lì sono andato proprio a ricostruire per forza, utilizzando, non hai fatto il viaggio, le mappe, no, mappe, ho controllato autostrade e quant'altro. Parte che comunque televisioni estere marocchine che parlano in lingua francese, le vedi, e i luoghi ti ispiri un attimino, ti sono già di aiuto, ecco. Però tendenzialmente, tranne che in quei pochi casi, mi è d'aiuto. Però sono anche fortunato, perché siccome tanti luoghi che racconto sono luoghi in cui ho vissuto o comunque per lavoro ci ho avuto a che fare, mi è molto più semplice, avendo il vissuto, inserirli dentro poi nelle strutture narrative. Beh, certo, se già sei per esempio a Baiardo per lavoro, puoi appunto conoscere il territorio. No, la scrittura del romanzo l'ho fatta prima di arrivare come segretario supplente a Baiardo. Poi ho perfezionato con alcuni elementi dopo aver visto i luoghi, dopo essermi un attimino documentato, allora ho messo qui quelle pennellature utili per poter, diciamo, dare quella più convincente e quant'altro. Io penso che chi non l'ha letto sia molto curioso adesso di leggerlo. Sì, Lo smemorato di Sanremo, che è, ripeto, è un giallo senza morti, senza sangue, ma che in realtà è un giallo di natura sociale che racconta la Sanremo di adesso, il ponente di adesso, come sta cambiando, e soprattutto le dinamiche molto particolari di questo territorio in forte evoluzione, con tutti i pro e tutti i contro. Questo, diciamo, è un po' la sintesi di questo romanzo. Grazie. Grazie. Bene.